ok? Erogatore ok. I sommozzatori indossano le tute per immergersi nel bacino di Suviana e cercare tra acqua e macerie i corpi dei quattro dispersi. Trovarli in vita sarebbe un miracolo, dice il portavoce dei vigili del fuoco, che nel pomeriggio è costretto anche a sospendere per qualche ora le ricerche. I locali continuano ad allagarsi, afferma, per operare in sicurezza è necessario fermare il flusso e verificare l'integrità della struttura. Stiamo ispezionando queste grate per vedere e supportare i vigili del fuoco per valutare poi l'ingresso o con un secondo ROV o con operatori subacquei all'interno della struttura. Ieri, subito dopo pranzo, l'esplosione di una turbina avrebbe scatenato l'inferno nella centrale di Bargi, l'impianto idroelettrico più potente dell'Emilia-Romagna, uno di quelli inseriti nel piano di emergenza in caso di blackout nazionale. Lo scoppio avrebbe provocato un incendio, il crollo parziale dell'edificio e il successivo allagamento. È coinvolto l'ottavo piano, ma si trova ad oltre 42 metri di profondità sotto il livello del lago. Nell'incidente 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite, tutte gravi, tranne uno con ustioni più lievi, già dimesso. La speranza non ferma la ricerca dei quattro dispersi.